Allora, sono qua in SolidWorks e ho creato questo albero, però con sopra un tamburo, e l'ho creato tutto con una parte unica per poi andarlo a simulare con analisi elementi finiti con la statica. Qui il mio diametro, se io vado a vedere qui, è 85, dove andrò a appoggiare i cuscinetti. Poi il mio albero è 110. Ok, se poi andrà saldato, ho dovuto poi mettere un raccordo perché se no, come si può dire, creavo delle problematiche qui e allora ho simulato con questo, però semplicemente per fare analisi elementi finiti. Il tamburo è diametro 2,80 ed è lungo. Da qui a qui è lungo 500 mm. Dunque 110 abbiamo detto che è questo e naturalmente se io vado a salire la sezione, se andiamo a vedere, è così, ok? E dunque vuoto, cioè in pratica l'albero è 110 ed è passante. Ok. A questo punto poi ho... Dunque abbiamo detto 110, 85, qui ho messo 73. Sono andato poi a fare un raccordo di 3, sono poi andato a fare un raccordo di 2,5. Vabbè, e questo l'ho fatto un raccordo più largo possibile, ipotizzando... Però questo era semplicemente proprio un raccordo di 10, però... Era semplicemente ipotizzando la saldatura, però non ha, è solo per non creare problematiche nelle sollecitazioni. Anche perché io dovevo dimensionare solo l'albero, ok? Dunque non il cilindro esterno e così via, mi interessava solo il dimensionamento dell'albero. Sono andato a fare un'analisi statica, l'ho messo. Ho usato un acciaio E355. A questo punto sono andato a fare l'analisi statica. Se qua vediamo E355 J2 e andiamo a vedere la sollecitazione. La sollecitazione. Abbiamo che il massimo punto di sollecitato è questo qui e sono sui 100 MPa, insomma 94,4 ed è il momento più sollecitato dove io ho qua dove entra il momento torcente. Ok? Poi questo è sollecitato, ho ipotizzato una forza che in centro di 18.000 Newton e un momento torcente di 2.520 Newton per metro. A questo punto sono andato a fare l'analisi e si vede come punto sollecitato appunto questo qua, mentre qua in centro è praticamente nullo perché siamo a questo livello qui, cioè siamo a 10 volte in meno, dunque sono in sicurezza, mentre qui sono in sicurezza rispetto, secondo von Mises, rispetto allo snervamento di 3 volte, qua addirittura di 30 e dunque qui non ho problematiche, le problematiche le avrò qui proprio del momento torcente e dunque aveva anche un senso andare a dimensionare, perché no, sul momento torcente, però vabbè, era solo una considerazione. I valori, se io vado qui, i valori di vado a misurare la sonda sulla sollecitazione. Qui avrò più o meno ad occhio, noi vediamo, andiamo a vedere qui più o meno, qui avrò 50 MPa, 47,952, poi naturalmente qui ne avrò di più, ne avrò i 94.000 e poi qui andiamo a prendere più o meno in mezzo, abbiamo detto 34 MPa. E poi andiamo a vedere anche questo e questo abbiamo 14 MPa. Ok, e naturalmente qui in pratica
io vedo sono qua a livelli proprio minimi, ok, sull'albero centrale. Se riesco ad andare a vedere, a fare qua, vediamo, lo prende e sono su 2,4 megapascal. Dunque, vado da 2,4 a 14, arrivo a 40, a 34 e poi quasi 50, 47, 48. Ok, e poi sollecitato maggiormente, è qua. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.